Buongiorno a tutti quanti. Oggi è un messaggio speciale in tutti i sensi, perché per chi ci sta vedendo in diretta o in registrata, manca la corrente. Per cui abbiamo uno schermo nero e torniamo alla vecchia maniera, quella vera, a leggere la Bibbia, a aprire la parola del Signore davanti a noi. Manca la luce e il messaggio di oggi è in pratica la conclusione di quello che abbiamo fatto durante le varie giornate di avvento. Vi ricordate, abbiamo cominciato a parlare di che cosa era essenziale a Natale e avevamo visto che era l'adorazione era essenziale, avevamo visto i magi che avevano adorato e che era essenziale era la testimonianza, testimoniare era essenziale come avevano fatto i pastori. Abbiamo visto Maria e Giuseppe e abbiamo visto che l'opera del Signore è essenziale, cioè quello che ha fatto, che farà Dio e che aveva fatto nella vita di Maria e di Giuseppe. Ma tutte queste cose sono veramente essenziali, tipo è essenziale la corrente. Noi crediamo che sia essenziale la corrente. Perché? Perché senza corrente non possiamo fare. È una nostra forma mentale, perché le cose che sono realmente essenziali sono quelle a cui ci siamo abituati che siano essenziali, ma le cose che sono essenziali sono radicalmente differenti. Quelle cose che sono essenziali, quali sono le cose che possiamo fare a meno? Della corrente ne stiamo facendo a meno. Magari non funzioneranno questo schermo, i microfoni, non funziona la luce, abbiamo le candele. Abbiamo per fortuna le batterie che ci stanno riprendendo in questo momento sulla varia strumentazione che ci mi sta registrando, o quel registratore che sta registrando la mia voce, o lo smartphone o il tablet che abbiamo davanti a noi. Quelle sono cose essenziali, la luce è essenziale nel momento che noi abbiamo, che siamo costretti ad utilizzare dei meccanismi. Ma quello che è realmente essenziale non è la luce vera è una luce differente. È una luce diversa quella che è essenziale. Qual è la luce di Gesù? Qual è la luce che è essenziale? La luce di Gesù è essenziale. In questo momento è ritornata la luce e è riandata via. La luce di Gesù è essenziale. Questo che è forse possiamo provare a accendere le attrezzature. Dicevo nel frattempo che riaccendiamo quella cosa che non è essenziale ma ci fa vedere un pochino meglio. E poi Matteo, se puoi prendere anche a questo punto pure le slide così che le possiamo vedere. Dicevamo, la luce è essenziale e durante questo anno che abbiamo vissuto ancora una volta in una situazione di emergenza, è stato anche questo un Natale che è stato sotto emergenza. L'emergenza Covid ha creato e continua a creare grandi problemi e comprendo che alcuni di noi, oppure di quelli che mi stanno sentendo in questo momento, che mi vedono o che stanno leggendo queste note, posso comprendere che si presentano a Natale in una maniera un po' pesante, che abbiano vissuto questo Natale con un cuore pesante dovuto alla malattia, alla perdita, per il Covid o per altri motivi di persone care. Allora, qualsiasi cosa che stiamo vivendo, qualsiasi evento, sappiamo che il Natale, la discesa di Gesù, l'arrivo della luce, è venuta per darci gioia. Quando l'angelo ha mandato Gesù a... Quando l'angelo ha mandato ai pastori gli angeli, scusate, quando Dio ha mandato gli angeli ai pastori, potete prendere sulle vostre Bibbie, trovate Luca capitolo 2 versetti 10 e 12, se state utilizzando uno smartphone potete fare la ricerca, se lo cercate su questa Bibbia qua che abbiamo in chiesa è a pagina 653. L'angelo disse così: non temete, disse, io vi porto la più bella notizia che sia stata mai annunciata. Questa notizia darà grande gioia a tutti.
Il Salvatore, proprio il Messia, il Signore, è nato stanotte a Betlemme. Come potrete riconoscerlo? Troverete un bambino avvolto in una coperta che giace in una mangiatoia. Ora, i pastori non erano ricchi. Abbiamo già detto che erano tutt'altro che persone ricche. Erano persone di un ceto molto basso, erano malpagati, erano quelli che tutti quanti rifiutavano perché le persone non si fidavano di persone così umili. Ma l'angelo dice che la gloria sta arrivando proprio per loro. Proprio per loro, anche per loro, nel luogo esatto dove sono, sono al lavoro, sono lì in mezzo ai campi. E come sta arrivando a loro? Sta arrivando nel momento esatto, nello stato di vita che stavano attraversando. La gioia non giunge perché era in un momento felice, ma li raggiunge nel momento proprio che stanno lavorando e stanno in mezzo ai campi. E il Signore è questo che ripete, e non soltanto a Natale. Qualsiasi cosa tu stai attraversando, qualsiasi evento tu stia attraversando, non temere, io ti ho mandato mio figlio, io ti ho mandato mio figlio Gesù perché tu possa vivere nella gioia. Vi ricordate che vi avevo chiesto di fare una lista di cose che rendono il Natale gioioso, che rendono il Natale speciale? Avendo fatto la mia lista, ho fatto una lista di circa 13 persone, di circa 13 motivi. Vai avanti, ecco, ok, dietro Matteo, questi erano i versetti, dietro ancora, ok, questo era il versetto di Luca che abbiamo letto. C'erano 13 elementi, ma di quelle cose che c'erano essenziali, le cose che erano essenziali erano veramente poche, erano soltanto tre le stelle. La cosa essenziale, la stella essenziale che dobbiamo aggiungere alla nostra vita e non soltanto a Natale, è la luce di Gesù. Quella è la cosa veramente essenziale. Ci siamo concentrati per tutti quanti il periodo dell'Avvento sull'essenzialità delle cose che riguardano il Natale. Ma ora che il Natale è passato, come affrontiamo l'anno? Come affronteremo questo 2022? In quale maniera? Su che cosa dovremmo concentrarci nel 2022? Siamo fortunati perché è proprio Gesù che ce lo dice, è proprio Gesù che ci dice che cosa è essenziale a Natale e non soltanto a Natale. Il perché è avvenuto la prima volta, perché ha cambiato la vita di tutti coloro che lo accettano e come lui sia lo spartiacque, esattamente come lo è stato per il mondo, tanto da diventare, da dividere il mondo in avanti Cristo e dopo Cristo, è stato lo spartiacque tra un mondo perduto e un mondo salvato. E perché ci dice perché è essenziale non soltanto a Natale. Questo messaggio è stato dato in origine a un uomo molto famoso, molto importante all'epoca in Gerusalemme. Era una persona grande, un insegnante, che stava aspettando il Messia, che aveva visto le opere di Gesù, ma che ancora aveva qualche dubbio se lui fosse davvero il Salvatore. Questa persona si chiamava Nicodemo, si chiama Nicodemo. Il messaggio che Gesù ci affida attraverso le parole che dice a Nicodemo sono essenziali. Molto più della corrente che è tornata. La corrente che è tornata non è essenziale. Sono essenziali le parole di Gesù, che sono come il cibo, l'acqua, il sole, l'aria e la luce vera per noi, quella che non si spenge, quella che non dipende dall'Enel, ma dipende dal nostro Padre. E dal prossimo Matteo. Giovanni 3, 16 e 17. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questo versetto lo conosciamo tutti quanti a memoria. È inflazionato, ce l'abbiamo sulle placche, sul frigorifero, lo scriviamo nei bigliettini di auguri. È così. Tante volte che lo ascoltiamo e spesso non pensiamo, non riflettiamo a quello che realmente è. Questo è un versetto che parla in tutto e per tutto del Natale. Parla di un Dio che ha dato, parla di un Dio che ha mandato, che ha fatto nascere un uomo che sarebbe stato l'Emmanuele, il Dio con noi. Questo è tuttora il messaggio
che porta il Natale e non soltanto il Natale, e che serve non soltanto a Natale ma oltre Natale, durante la nostra vita, per tutti quanti i giorni. E in questo 2022 deve essere il messaggio che ci guida, di avere un Dio che ci ha tanto amato e ci ha dato suo Figlio. Se Dio volesse usare WhatsApp per comunicare con te, io so di sicuro che cosa ti scriverebbe. Ti scriverebbe Dio, Dio ti scriverebbe: io ti amo tanto, io ti amo tanto. Perché dico questo? Perché la parola che è tradotta qua con tanto nelle nostre Bibbie, in greco è autos, che significa sia tanto, ma anche in questa maniera. Io ti amo in questa maniera. Ti amo così tanto, in questa maniera che io ti do mio Figlio. Dio ti ama tanto in una maniera che è solo sua, ama in questa maniera, e soltanto Dio riesce ad amare te in questa maniera, nessun'altra persona al mondo. Piccola lezione di grammatica. Autos è un avverbio intensificatore. Molto complicata il nome, ve lo spiego in maniera semplice. Qualche cosa che rende più intensa la cosa che è prima, e questo è molto chiaro. Ha amato come tanto. Amore è una quantità, tanto è molto di più, intensifica l'amore che Dio ha dato. Ma perché Gesù decide di usare un avverbio intensificatore? In fondo, se avesse detto perché Dio ha amato il mondo, nessuno si sarebbe stupito. Ora, Dio, abbiamo detto più di una volta che Dio non ha amore, Dio è amore, Dio è la fonte dell'amore, Dio è l'amore perfetto. Per cui l'amore di Dio è sempre quella quantità. Pietro afferma che Dio non ha riguardi personali in atti. Per cui Dio ama sempre al massimo, al massimo. Non c'è una quantità di amore a cui uno dà di più, all'altro dà di meno. Dio ama. Perché? Perché è amore. E invece Gesù ha voluto dire a Nicodemo, e non soltanto a Nicodemo ma anche a te ed a me, che Dio non ci ama soltanto, ma Dio ci ama in questa maniera così enorme, che ha persino dato, ci ama così tanto che ha dato suo Figlio a Natale, qualsiasi data fosse, lo ha realmente inviato sulla terra, proprio per me e proprio per te. E è per quello che puoi avere gioia anche nella disperazione. Indipendentemente da come ti trovi adesso, Dio ti ha dato suo Figlio, Dio ti ha dato un amore che è tanto, che è grande, che è immenso. Anche se ti trovi nella disperazione, Dio comunque ti ama, e ti ama in quella maniera così enorme. Ah, piccola digressione. Qual è la persona che ami tanto nella tua vita? Quella per cui hai un amore smisurato. Può essere un familiare, un amico, una sposa, uno sposo, un figlio, una figlia. Ora, Natale è trascorso e si sa che a Natale siamo tutti quanti più buoni. Ci sentiamo quasi in dovere di amare. L'amore è una cosa indispensabile a Natale, e alla fine cerchiamo di essere amorevoli, amorosi, di gettare amore sull'altro anche quando in fondo non ne abbiamo tanto da dare. Gesù è venuto per darti un esempio che va oltre il Natale, che non termini soltanto con l'amore che qualche volta è un pochino sopra le righe del Natale. Non far trascorrere un altro anno senza dire alla persona o alle persone che tu hai a fianco di quanto tanto lo ami. Gesù, parlando a Nicodemo, vuole proprio fargli sapere che Dio lo ama tanto, che quello è l'amore che Dio, che Nicodemo forse soltanto immaginava, avendo soltanto l'Antico Testamento. E invece Gesù dice a Nicodemo: oh, Nicodemo, Dio non è che ti ama, Dio ti ama tanto, ti ama in una maniera eccezionale, di una maniera così grande che ha dato suo Figlio. Dio ti ama di un amore che è perfetto ed immenso. Sapete, sentirsi amati è una gran cura a tutto. Quando tu ami così intensamente, non puoi soltanto amare dentro di te, ma lo devi dire, devi esternarlo, devi dire alla persona: io ti amo tanto. E ricorda che quell'amore che tu hai dato a loro è possibile soltanto per un motivo. Mi dai la prossima, Matteo?
Prima Giovanni 4, versetti 9 e 10. Giovanni dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Torniamo al nostro messaggio di WhatsApp sul nostro telefonino ipotetico, dove Dio ci scrive che ci ha tanta mano. Ritorniamo a Giovanni 3,16. Posso dirti una cosa: che Dio non invierebbe, come facciamo spesso noi o come facciamo anche qua in chiesa, a una lista. Chiesa, tutti, io ti amo tanto. Una lista infinita di nomi, di tutte le persone, di tutte quante le ere, di tutti quanti i pianeti, di tutti quanti i posti dove siamo vissuti, di tutte quante le regioni, di tutte quante le età. Tutti quanti. Invece Dio fa una cosa differente, fa una cosa diversa. E come posso affermarlo? Guardi il versetto di Giovanni, quel tutti, tutti, dice tutti, vabbè, tutti, affinché tutti quelli che credono con lui non periscano. È tutti? È chiunque? Non è tutti. È una differenza piccola, stilistica, ma che fa una differenza enorme per te. Dio non dice tutti. Gesù non dice tutti. Dice chiunque. Chiunque in latino è l'unione di due parole, cui, che significa colui, e unquam, che significa sempre. Colui, sempre. Se rileggiamo il versetto, sostituendo, affinché colui che sempre crede in lui non perisca. Gesù sta dicendo che è venuto per colui che deve credere in lui, che deve credere con affezione, che ci deve credere sempre, e colui che sempre crede in Gesù non perisce. Giovanni aveva scritto in greco, e la parola in greco è differente da quella latina che vedete lì, è una parola che suona pas, che significa più o meno colui che sempre. Dio è interessato a, non è interessato a tutti, ma è interessato a che il chiunque, colui che sempre, Gesù è interessato a te in maniera personale. Tu sei un colui, tu sei una colei, tu singolarmente vali quel tanto amore, quell'amore così grande, quell'amore immenso, e non fai parte di una lista in enorme dove sei un numero. Tu singolarmente vali davanti a Dio. Tu hai un nome, un volto, una storia che Dio conosce, hai aspirazioni, hai sogni e lotte che affronti ogni giorno, e Dio le sa, Dio conosce le tue lotte, e Dio vuole te, vuole essere coinvolto con te. È per quello che è sceso a Natale. Per questo Gesù è sceso, per starti vicino a Natale, ma vuole starti vicino non soltanto a Natale, ma oltre Natale. L'angelo disse così ai pastori, Matteo. Luca 2, versetto 11. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Il Salvatore non è nato perché voleva prendersi una vacanza qua giù, per dire, vabbè, andiamo a vedere come si sta sulla terra. E non è nemmeno per un caso fortuito, ops, mi è capitato di nascere. Ma è nato per voi, per quel tanto, per quell'in questa maniera di cui Gesù parlava con Nicodemo. Come avverrà dunque che quel chiunque, quel colui che sempre avrà la vita eterna? Matteo, prossimo. Ritorniamo ancora sul nostro versetto di Giovanni. Gesù dice che quel chiunque, chiunque che siamo io e te, otterrà se crede. Attenzione, la parola che Giovanni usa in originale è in greco, per quel crede, è pisteuo. Che non significa tanto credere, ma significa avere fede. Tu potresti dirmi, vabbè, qual è la differenza? Credere o avere fede è la stessa cosa. Non vorrei scioccarvi, ma credere ed avere fede sono due cose che sono realmente differenti. Io posso credere in molte cose. Posso credere nei miei politici. Posso credere che votando quel politico tizio, quel politico caio, le cose miglioreranno per il mio paese. Io posso credere che la mia squadra di calcio vincerà il campionato, perché
perché il presidente ha comperato i migliori giocatori. Non è questo il caso mio, perché essendo della Lazio il presidente non compra niente, però va bene. Però ci posso credere a queste cose, ma quanto ci credo? Quanto realmente credo a quelle cose che ho detto proprio? Quanto credo ai politici, alla squadra di calcio? Ci credo, ma spesso con una certa percentuale. Credo che al 30% il politico che sto scegliendo è meglio di quell'altro. Al 50% la mia squadra, da come vedo, più o meno credo che sia migliore degli altri. Un'altra cosa è avere fede. Perché quando sto per buttarmi con un paracadute da un aereo, non devo soltanto credere che si aprirà. Io devo avere fede, devo avere fiducia, devo sapere che quel attrezzo, quell'aggeggio di stoffa si aprirà, si gonfierà al momento giusto e mi porterà giù, altrimenti io non mi muovo da là dentro. Devo affidarmi, devo avere fede che a quel pezzo di stoffa. Non devo soltanto credere che si apre, ma devo avere una fede incrollabile che lui si aprirà. Io ho creduto in Gesù quando avevo 8 anni. A 8 anni ho fatto la mia professione di fede. Ho creduto, ma ci è voluto molto tempo, tanto tempo, prima di avere fede in lui. Sì, credevo, sì, lo conoscevo, sì, sapevo quello che aveva fatto, ma una cosa era aver creduto in Gesù, era una cosa era avere fede in quello che Gesù mi chiedeva di fare, in quello che mi stava chiedendo di fare. Ci sono voluti 15 anni per capire che la risposta al mio vuoto non era credere in Gesù, ma avere fede in Lui, affidarmi a Lui. Mia mamma Maria ha conosciuto Gesù quando era bambina, ma ha atteso 78 anni prima di avere fede in Lui, prima di testimoniare col battesimo che Gesù era il suo Signore e Salvatore. Un mio parente, malato terminale, ha saputo di Gesù nella sua vita perché lo conosceva, era cresciuto cattolico, per cui sapeva di Gesù, ma ha atteso fino a pochi istanti prima di affidarsi a Lui, e è morto affidandosi a Gesù. Lui è morto nella fede perché si è affidato a quel paracadute, ha avuto fede che quel paracadute che si chiamava Gesù avesse impatto sulla sua vita, anche se sarebbe durato soltanto altra mezz'ora il suo avere fede. Gesù, venendo a Natale, ti chiede non soltanto di credere, ma soprattutto di avere fede, di avere fiducia in Lui, di affidarti a Lui, di essere convinto che il paracadute di Gesù si aprirà sempre. Il Covid ha portato e porta ancora purtroppo molte perdite nel mondo, ma credetemi, non è il male assoluto. Ci sono stati altri mali che sono stati più grandi. L'influenza spagnola all'inizio del Novecento fu peggiore e uccise un terzo dell'intera popolazione mondiale. Un terzo della popolazione mondiale nel 1900 sparì. Ancora prima, se andiamo indietro, nel 1600 ci fu quella che si chiamava la piaga nera, la peste bubonica, uccise il 45%, cioè quasi la metà della popolazione europea. Nel 1600 la peste bubonica si portò via quasi la metà delle persone che vivevano. Ma nemmeno questi, nemmeno la spagnola, nemmeno la peste bubonica erano e solo il male assoluto. E il Covid non è il male assoluto. Gesù sapeva che il 100% dell'umanità era affetta da un male mortale, assolutamente mortale, che lo avrebbe condotto a vivere l'eternità lontana da un padre che ama così tanto. È questo il male totale. È questa la disgrazia totale, ed è per questo che Lui è sceso a Natale, affinché chi ha fede e si affida a Lui abbia vita eterna. Ora, c'è da capire una cosa: Gesù non ci sta offrendo soltanto una quantità di vita, perché dice: ok, tu vivrai in eterno. Bene, ma come? Come vivo qua? Con le preoccupazioni? Con le malattie? Con l'incertezza sul futuro, col fatto di dover faticare, sudare, stancarsi, provare emozioni forti, provare dolori? Io un'eternità del genere non la voglio. Io voglio un altro tipo di eternità, che è quella che offre Gesù.
Gesù non ci sta dando una quantità di vita, ma una qualità di vita eterna. Ci sta offrendo una qualità di vita perfetta, una qualità di vita senza più lacrime, senza più paure, senza più dolori, senza più Covid, senza più rancori, senza più invidie. Infatti Gesù ha detto in Giovanni, versetto 10 del capitolo 10, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù non ci vuole dare una, sì, ci vuole dare anche una vita qua che sia compatibilmente con il resto delle situazioni contingenti, sia sopportabile, ma Dio ci vuole dare una vita che sia abbondante e perfetta, che è quella che riguarda la vita eterna. Gesù sapeva che quando avremmo creduto in Lui e quando avremmo avuto fede in Lui, perché prima crediamo e poi abbiamo fede, le nostre vite sarebbero state coinvolte e si sarebbero cambiate, in maniera completamente differente. Dai, ritorniamo al nostro versetto di Giovanni. Ed è per questo che è stato mandato, affinché un mondo malato fosse salvato per mezzo di Lui. Fosse salvato. In conclusione, tra qualche giorno, il 6 gennaio, sarà il mondo cristiano, gran parte del mondo cristiano, festeggerà l'Epifania. L'Epifania è una parola greca che significa rivelazione. Le chiese, molte chiese in Oriente, ancora festeggiano non il Natale, non il 25 dicembre, ma in un periodo attorno all'Epifania, il 6 e il 7, proprio per sottolineare che Dio non soltanto è disceso nel mondo, ma che si è rivelato come il Salvatore. Perché se fosse soltanto disceso, ma non fosse stato rivelato, sarebbe stato inutile. E invece Dio è sceso, Gesù è sceso e Dio è stato rivelato. Allora, che cos'è essenziale a Natale e non soltanto a Natale? Mi dai l'ultimo versetto, Matteo. Matteo 1,23. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. L'essenziale a Natale, quello che abbiamo cercato durante il periodo d'Avvento, è il Dio con noi, è l'ultima stella, quella più importante, quella che è la vera luce, e non c'è da aspettare l'Enel che ce la riattacchi, perché la corrente è già arrivata, la luce è già arrivata, la stella è già arrivata a Natale. È una stella che scende per cercare individualmente ciascuno di noi, affinché colui che crede, che sempre crede e ha fede in Lui, a Lui si affidi e abbia vita eterna. Gesù è l'essenziale, ma non è soltanto a Natale. Gesù è l'essenziale sempre, è l'essenziale delle nostre vite. Lo sarà in questo 2022, in questo anno che viene. L'essenziale è Gesù nella tua vita e lo sarà durante tutto questo anno e oltre questo anno, affinché tu hai fede in Lui. Se hai fede in Lui, quando avrai fede in Lui, tu possa avere la vita eterna. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di essere sceso, ma soprattutto grazie al Signore di esserti rivelato, di non essere rimasto nascosto, di non essere venuto soltanto per dimostrare che potevi venire, ma di essere venuto perché volevi dimostrare al mondo chi eri e quale luce portavi. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose a me, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio che in questo 2022 tu sia la mia luce, tu sia la mia stella. Signore, io ti confesso che tu sei essenziale per me, che non c'è altra cosa di cui io ho bisogno se non di te. Signore, rendimi partecipe di questa realtà che è la tua presenza in questo mondo. Fa che io possa brillare durante questo 2022 come una tua luce, per essere testimone tua, per dare quell'amore di cui tu mi hai amato, quell'amore che tanto io possa darlo agli altri, che possa estendere il tuo amore alle persone che amo e anche alle persone che amerò e che non sono amabili in questo momento. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.